Buongiorno ragazzi, ben ritrovati da Quincenzo. Oggi vi porto un set di lampade RGB LED dimmerabili da 10 watt l'una per creare delle situazioni lavorative come queste, per girare i vostri video su YouTube oppure per i vostri tutorial oppure per creare delle situazioni tipo questo, dare un po' di enfasi alla vostra postazione TV o se volete creare dei piccoli corner relax nella vostra casa con la possibilità di controllare il colore delle luci, dimmerare la potenza e utilizzarle anche addirittura con una funzione che si chiama ritmo per riprodurre la musica e far sì che le vostre lampade reagiscano come le vecchie strobo alle battute della vostra musica per creare anche qui delle situazioni simpatiche in casa. Ma andiamo a vederle insieme adesso, non prima di avervi chiesto come di solito l'iscrizione al canale, perché questa è dopo, e il supporto con il vostro like, perché mettetelo subito, altrimenti ci dimentichiamo e gli algoritmi devono lavorare. Ma adesso andiamoci a vedere le lampade. Bene, pronti per l'unboxing, un rapido unboxing, anche perché non c'è da scartare granché. Abbiamo le nostre due barre, le nostre Zuko Light Bar. Allora, sono molto leggere, il materiale sembra abbastanza resistente, ma comunque leggere, quindi da posizionare ovunque. Lunghe 26 cm per chi dovesse avere bisogno delle misure e degli ingombri. Le scartiamo. Queste sono le due barre. Allora, verranno corredate con il manuale di istruzioni nel quale c'è scritto il minimo indispensabile, quindi lo possiamo tralasciare. Abbiamo delle fascettine per ovviamente gestire la cavetteria che è abbastanza lunga, come potete immaginare ci sono diversi metri di cavo per poterle, diciamo, posizionare al meglio nello spazio che avete deciso di allestire. Trasformatore e praticamente i controlli su questa basetta, dove potrete andare a controllarne l'accensione, che potete fare sia ovviamente in remoto tramite il cellulare, l'app e il vostro tab, dipende cosa utilizzerete per pilotare queste luci. Avrete la commutazione per il discorso della gestione dei file musicali, delle luci che vanno a tempo con i file musicali e altre funzioni. Quindi ci sono tre tasti qua che vanno switchati. Questo al momento lo lasciamo qua. Abbiamo le due basette nelle quali inseriremo le nostre colonnine affinché possano essere posizionate in posizione verticale. Una e 1-2, facili da utilizzare. E avrete due supporti con adesivo posteriore queste sono per fissare sul retro del televisore o su una qualsiasi altra superficie che sia, comunque che possa ricevere l'adesivo, non un muro. Non credo che possano durare nel momento in cui dobbiate fissarle sul muro. Vanno inserite sul dorso della basetta, si sfila la basetta e come vedete questa è la parte che andrete a fissare sul dorso del televisore o su una parete di un mobile come la Bose Ring che ho alle mie spalle. Questo in effetti potrebbe essere una superficie adatta. Quindi ragazzi, questo è tutto quello che viene nel corredo. Abbiamo appunto, come vi ho detto, delle fascettine per fissare i cavi e questo è quanto. Adesso andiamo a vedere come funzionano le nostre due luci pilotandole con l'app. Io ho praticamente scaricato l'app sia sul cellulare che sul tablet. Adesso per comodità vi farò vedere dal tablet, visto che è più grosso, come riesco a gestirle. Bene, siamo pronti per andare a vedere come funzionano le nostre lampade in maniera molto semplice, perché davvero hanno un'app molto semplice che si chiama Happy Light. Andiamo a vedere i comandi. Allora, qua in principale abbiamo il comando per dimmerare l'intensità delle luci. Come vedete, molto molto sensibile e funziona molto 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 bene. Possiamo scegliere i colori delle nostre luci con questi preset. Molto easy anche queste da utilizzare, ma la funzione che mi è, diciamo, colpito di più è quella che si chiama musica. Qua avrete praticamente la gallery delle vostre tracce MP3 che avrete nel vostro dispositivo, che sia vostro tablet o il vostro telefonino. Adesso, per motivi di copyright, sempre nel rispetto della cosa, vi faccio sentire delle tracce che non sono le solite tracce che potreste ascoltare, che avrete nel vostro telefonino o nel mio, per farvi vedere come
le lampade reagiscono alle battute della musica che andate a fruire. Questo avviene tutto tramite dall'interno dell'app. Poi c'è la possibilità di andare a fare la stessa cosa, ma utilizzando il microfono esterno o del telefonino, quindi per andare a leggere le battute di altre fonti o della vostra voce al limite. Così come pure della televisione, del programma che state andando a fruire con la televisione. Vedete come viene rispettata la battuta. Potremmo andare a scegliere una traccia ancora un po' più sostenuta e lo andiamo a fare. Qua il ritmo e la battuta si fa più sostenuta. Ovviamente tutto gestito automaticamente dalla centralina, dal software. Direi che può bastare. Allora, altra sezione molto interessante è quella di cui vi parlavo prima, che si chiama ritmo. In questo caso le lampade possono leggere attraverso il proprio microfono oppure attraverso il microfono del dispositivo. Lo potete switchare da qua. In questo caso sto utilizzando adesso il microfono del telefono, o del tablet, o in questo caso quello del dispositivo. Questo per andare appunto a fare quello che stavamo facendo prima, ma utilizzando ad esempio, state utilizzando la vostra televisione, avete bisogno di creare questo tipo di effetto, in questo caso vedete la mia voce sta facendo praticamente da traccia musicale, lo andrete praticamente a utilizzare con il sonoro della TV per enfatizzare le scene, specialmente se si tratta, state fruendo un film di azione. Interessante anche la sezione stile, nella quale vengono praticamente create centinaia di preset, davvero ragazzi ce n'è una infinità. Queste sono già dei preset nelle quali vengono miscelate le combinazioni, come vedete, di colore, che potrete andare a richiamare poi memorizzando dei preset, perché ce ne sono davvero tante e ovviamente non potete tenerle a mente tutte. Guardate, siamo davvero io qua sono arrivato a 100, 200, ma davvero l'infinità totale. Infine, un'altra funzione molto utile è quella che viene chiamata tempismo, tradotta un po' così così, ma di fatto è praticamente la vostra centralina per pilotare l'accensione e lo spegnimento delle vostre luci in qualsiasi momento. Come vedete ci sono diverse fasce orarie che potrete andare a programmare, quindi la mattina potreste risvegliarvi con un certo set di luci che potete impostare e la sera potrete addormentarvi con un certo set di luci che avrete scelto, quindi che accompagnerà i vostri sogni. Ragazzi, anche questa è una roba, diciamo, simpatica, ma tutto compreso nelle vostre lampade Zuko. Bene ragazzi, spero vi sia stato di aiuto il mio video. Come al solito vi richiedo il like e l'iscrizione al canale. Facendo la somma di questo contenuto, devo dire, le lampade a me sono piaciute, io le ho prese più per curiosità perché non pensavo potessero performare in questa maniera, ma devo dire che per quello che mi necessita sono andato a risparmiare diversi soldi, perché mettere in ballo altri tipi di lampade LED RGB costano molto 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 di più, però per le mie necessità questo prodotto è assolutamente centrato. Spero di avervi presentato un prodotto valido, fatemelo sapere nei commenti e come al solito un saluto e al prossimo video.